oggi finalmente andremo a fare ciò che vi avevo promesso, quindi il runner o centrotavola a punto virus rettangolare. Finora li avete visti, avete visto un sacco di centri quadrati, quindi piastrelle quadrate, avete visto la lavorazione top down, avete visto gli scialli triangolari, avete visto veramente tantissime cose fatte con questo punto, ma rettangolare, devo dire la verità, forse se non erro non si era ancora visto. Quindi, e tra l'altro ho tentato di semplificare a più possibile quello che è il video e la sua realizzazione. Vi dico l'occorrente prima di tutto. Allora, io ho utilizzato un uncinetto, ecco qui, del 3,5. Ho usato un paio di forbici ovviamente per tagliare il filo, ho usato un ago tirafettuccia per nascondere, ho usato un metro per prendere le misure, questo aggeggino per appoggiare il gomitolo e quindi non dover tirare il filo ogni 5 secondi. E naturalmente adesso, dopo la sigla, vi vado a parlare di quello che è questo bellissimo filato, che è il filato fiocco, un 100% cotone, merceria Italia Artisan. Devo dire che forse vi ho stupiti, perché faccio sempre tutto verde, questa volta ho deciso di usare l'azzurro. Vi dico subito le specifiche di questo filato, che è meraviglioso, molto luminoso, voi potrete anche vederlo dalla luminosità, proprio come riflette la luce, veramente molto luminoso. Il fiocco è un filato 100% cotone, è un filato tre sfere. Nel mio caso il colore è il 7612-7612 e vi dico che ogni gomitolo da 50 grammi è da 125 metri, quindi 50 grammi per 125 metri, veramente comunque una bella metratura. Ora vi dico solo una cosa. Allora, questo mio centro, che ho fatto come campione per farci i calcoli dei multipli e quant'altro, è di due multipli, cioè, adesso vi spiego, ogni multiplo è di 4 occhielli più 1, infatti questo che ho davanti è di 19 occhielli, quindi sono 1, 2, 3, 4 il primo multiplo, 1, 2, 3, 4 il secondo multiplo, e il più 1, ogni cambio misura dovrete sempre fare lo stesso calcolo, quindi 4 occhielli saranno il multiplo, quando avrete deciso che siano 4, che siano 8, che siano 12, che siano 16, che siano 20 e così via, dovrete sempre poi aggiungerne uno. Ora io ve lo farò vedere su un singolo multiplo, quindi ve lo farò con una partenza molto più piccola, quindi questo qui sono due multipli più ovviamente l'occhiello in più. Adesso partiremo con il filato fiocco e un solo multiplo, quindi ve lo farò vedere più piccolino. Partiamo subito col fare i nostri occhielli in questo modo. Allora, se avete una mano stretta, vi consiglio di aumentare il numero di uncinetto iniziale per fare gli occhielli, perché potrebbe tirarvi la parte centrale. Io sinceramente parto direttamente con l'uncinetto giusto, però ripeto, non è un errore quello di avere la mano stretta, è semplicemente un modo di lavorare. Allora, si parte in questo modo. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella effettuata e vado a fare una maglia alta, e abbiamo creato così, vedete, il nostro primo occhiello. Quindi questo è il nostro primo occhiello. Andiamo a fare il secondo. 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto. Ora dobbiamo entrare nella chiusura dei due fili.
Quindi mi avvicino e vi faccio vedere dove. Esattamente qui. Vedete? Dove c'è questa catenella che è l'ultima e la sua parte retro. Vedete? Dovete entrare esattamente qui. Ovviamente previa aver caricato il filo. Quindi caricate il filo ed entrate esattamente dove vi ho fatto vedere, quindi tra le due catenelle, quella avanti e dietro, e concludete con la maglia alta e siamo a due occhielli. Di nuovo 1 2 3 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo qui. Ora ve lo faccio vedere con l'ago, perché chi sa già usare questo metodo probabilmente lo riterrà semplicissimo, chi non lo sa usare invece potrebbe trovarlo difficile. Come vedete le mie bruttissime dita, vedete? Qui c'è la chiusura dell'anellino precedente. Noi dobbiamo inserire l'uncinetto proprio qui. Quindi se voi lo girate è l'ultima catenella, quella di chiusura, e la corrispettiva stanghetta dietro, quindi noi dobbiamo lavorare qui dentro. Ve lo faccio vedere da vicino perché non tutte voi avete già fatto lavori con questo tipo di partenza. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo dove vi ho appena fatto vedere e andiamo a fare una maglia alta. Vi chiedo scusa veramente per le mie mani, ma purtroppo ho avuto un incidente con una ricostruzione finita male. Siamo a 3, di nuovo 1, 2, 3, 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo dove vi ho fatto vedere, quindi nell'intersezione dell'ultimo punto, e siamo a 4, quindi questo è il multiplo. Adesso ovviamente dobbiamo aggiungere l'occhiello in più. Sempre se fate 8, quindi due multipli diventeranno 9, se fate 12 diventeranno 13 e così via. Mi raccomando, il multiplo è di 4 più un occhiello, quindi andiamo a fare il più 1. 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, entriamo lì dove dobbiamo e andiamo a fare il nostro quinto occhiello del 4 più 1. Ora possiamo partire con dei giri di punto granny che ci, come vedete, daranno la base per poi iniziare con il punto virus. Quindi partiamo immediatamente facendo due catenelle che non verranno mai conteggiate, perché voi sapete che io la prima catenella, la prima maglia alta la lavoro sempre, quindi mi alzo con due catenelle, ma poi in pratica faccio effettivamente la maglia, quindi vado a fare altre tre, quindi vado a fare tre maglie alte. Vi chiedo veramente scusa per le mani, purtroppo ho le unghie che sono diventate sottilissime e non posso toccarle perché mi fanno anche male. Due catenelle di separazione perché stiamo creando un angolo, filo sull'uncinetto, entro nella stessa asolina e vado a fare tre maglie alte. Una, due, tre. Ora procedo col punto granny classico, quindi una catenella di separazione, vado nel prossimo occhiello con tre maglie alte, una, due e tre. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, prossimo occhiello, tre maglie alte, una, due e tre. Catenella di separazione, prossimo occhiello è il penultimo, quindi facciamo le tre maglie alte e poi andremo a fare i due angoli.
catenella di separazione, vedete? Se dovesse tirare troppo, ripeto, cambiate l'uncinetto oppure potete anche optare per togliere la catenella di separazione del punto granny. Deciderete voi poi come agire. Nell'ultimo occhiello, allora, siccome è un campione e mi dà molto fastidio, vado a tagliare un po' più corta la codina. Non fatelo, mi raccomando, questo è un campione e lo sto facendo perché è un campione. Le codine vanno sempre nascoste. Quindi entriamo nell'ultimo occhiello con 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, 2, vedete che in questo caso si è già girato il lavoro, 2 catenelle di separazione perché è un angolo, di nuovo nel medesimo occhiello 3 maglie alte, 1, 2 e 3, vedete? Prima eravamo girati per così, ora siamo per lungo, ora con le 2 catenelle di separazione che creano il secondo angolo, non andiamo a far altro che altre 3 maglie alte qui dentro e abbiamo creato 2 angoli, quindi il giro del nostro lavoro in questo modo. Allora tiro un po' il filo, tiro questo e vi faccio vedere esattamente che cosa è successo. In pratica noi siamo partiti con un angolo solo, vedete? 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, quindi dobbiamo ancora fare le 3 maglie che creano l'altro angolo, mentre da questo lato noi gli angoli li abbiamo già completi, perché 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte creano un angolo che in comune con l'altro angolo ha le 3 maglie alte centrali, 2 catenelle e 3 maglie alte, vedete, abbiamo fatto l'angolo. Ora procediamo esattamente nello stesso modo per tutto l'altro senso di lavorazione, quindi rientriamo dove siamo già entrati ma nell'altro senso, con 3 maglie alte, 1 catenella di separazione, di nuovo rientriamo qui con 3 maglie alte. Lo facciamo tutto insieme questo passaggio perché obiettivamente ho fatto un campione piccolo, quindi non c'è bisogno di molti tagli. Catenella di separazione, 3 maglie alte, 1 catenella di separazione, siamo nell'ultima, quindi dobbiamo concludere il nostro angolo e lo facciamo in questo modo: 3 maglie alte, 1 2 3, filo sull'uncinetto, ignoriamo le 2 catenelle e andiamo nell'asolina della prima maglia alta con una maglia alta. In questo modo noi abbiamo concluso il giro ed eccolo qua, in pratica abbiamo la nostra parte centrale. Adesso è larga perché ovviamente poi chiuderemo, però questa è la nostra parte centrale. Ora partiamo con il secondo giro, quindi stringiamo bene l'angolino, vedete che rimane bello stretto una volta tirato il filo. Io riparto sempre con l'alzarmi con 2 catenelle e fare direttamente 3 maglie alte all'interno dell'asolina che abbiamo appena creato. In questo modo saltiamo le 3 maglie sottostanti con una catenella, questo è un angolo e ripetiamo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 1
2, 3, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, prossimo spazio tra i punti granny, quindi negli spazi di una catenella, per chi non li avesse fatti ogni tre maglie nel mezzo, andiamo a fare ovviamente il punto granny. Ora io vado avanti fino al prossimo angolo che facciamo ancora insieme. Dobbiamo procedere esattamente come fatto finora. Vi faccio notare che abbiamo, vedete, adesso è molto più evidente, un angolo intero e un angolo a metà. Noi partiremo sempre da metà angolo. Quindi vado avanti il mio pezzettino fino al prossimo angolo e poi vi faccio rivedere l'angolo, torniamo indietro, chiudiamo la lavorazione e poi dovrete fare esattamente 5 giri nello stesso modo. Sono di nuovo arrivata all'angolo, quindi andiamo a farlo insieme. La catenella di separazione l'ho già realizzata, entro nell'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, nello stesso foro 3 maglie alte, 1 sola catenella per saltare direttamente nell'altro angolo dove andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo nello stesso foro 3 maglie alte. E abbiamo realizzato di nuovo gli angoli che stanno ingrandendo la nostra piastrella. Quindi ora procederemo esattamente nello stesso modo fatto da questo lato qui. Chiuderemo l'angolo insieme e poi, come già detto, dovrete fare 5 giri sempre nella medesima maniera. Io chiedo scusa a chi conosce già il punto granny, però ci tengo a essere abbastanza meticolosa nelle spiegazioni perché mi rendo conto che a volte i miei tutorial vengono seguiti, anzi il più delle volte vengono seguiti dalle principianti dell'uncinetto, quindi magari non per tutti sono così scontati tutti i passaggi, quindi magari risulto un po' prolissa e un po' noiosa per chi sa già effettuare questo tipo di lavorazione, può tranquillamente scorrere il video fino alla parte che non conosce. Chi invece è nuovo e vuole imparare se lo può guardare tutto ed è sicuro che troverà tutta la spiegazione completa. Ora io vado avanti su questo lato e chiudiamo insieme. Eccoci arrivati alla fine del giro, quindi andiamo semplicemente ad effettuare l'altra metà di angolo. Io ho già fatto la catenella di separazione, entro nell'angolo per metà già lavorato, faccio le mie 3 maglie alte, 1 filo sull'uncinetto. Ora vedetele bene, mi avvicino un pochino, ecco, mi avvicino in questo modo qui, vedete che qua ci sono le 2 catenelle e sopra c'è la catenella della prima maglia alta. Vedete che le maglie alte sono 1, 2 e 3, le 2 catenelle ci servono solo per alzarci e costruire la prima maglia. Io entro proprio qui in questo modo e vado a chiudere la mia maglia alta e sono già al centro del mio prossimo angolo. Quindi ora procedo in questo modo, giro dopo giro, sempre come fatto finora, ad avere 5 giri completi.
quindi 5 giri completi. Li calcolerete andando in diagonale. Adesso ve lo faccio vedere sul lavoro con già i 5 giri. Ecco qua realizzati i miei 5 giri, li conterete in questo modo. Questo è il centro, potete anche andare in diagonale per contare, quindi saranno 1, 2, 3, 4 e 5. Se invece volete contarli in altro modo, quindi andando su dritti, sarà pieno, vuoto, pieno, vuoto, pieno, e sono comunque 5 giri. Il totale per così ovviamente saranno 10, ma voi dovete calcolare che un giro completo è di 5 giri. In questo momento abbiamo finito esattamente, vi faccio vedere, questo passaggio, quindi questo passaggio qui. Noi ora andremo a realizzare questo, quindi il primo passaggio di punto virus. Eseguita l'ultima maglia a chiudere l'angolo, andiamo a chiudere come al solito, quindi filo sull'uncinetto, sulla prima maglia alta chiudiamo con una maglia alta e ci ritroviamo già nell'angolo. Ora andiamo, e io lo faccio sempre per comodità, a fare le mie due catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'angolo e faccio una maglia alta e 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Vado a fare una maglia bassa nel prossimo punto, quindi di separazione tra i blocchi da 3. Maglia bassa. Quindi ho fatto un archetto da 5, devo farne 3 da 3 catenelle. Quindi 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa e siamo a 2. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. E siamo a 3. Ora dobbiamo andare a fare l'archetto da 5. Siccome siamo nell'angolo, ne faremo 2 in questo modo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Invece di fare una maglia bassa nell'angolo, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta. E questo è metà angolo. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ora andiamo a chiuderci con una maglia bassa nel prossimo foro. Come vedete, noi abbiamo preparato l'angolo. Vedete, noi abbiamo fatto questo. Questo è metà, questi sono i 3 archetti e questo è l'angolo. Nient'altro che, in pratica, questo. Abbiamo fatto questo, quindi 5 maglia alta, 5, perché poi sopra creeremo i ventagli. Ora stessa cosa, 3 gruppi da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. Ora andremo a fare l'archetto da 5 catenelle, ma non essendo nell'angolo non sarà doppio ma singolo e fatto con una maglia bassa, quindi in questo modo, quindi come quello da 3 ma con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5, prossimo foro, maglia bassa, quindi sarà sempre così. 3 archetti da 3 catenelle, un archetto da 5. Ora andiamo a farne altri 3 da 3. 1, 2, 3, maglia bassa. 1, 2, 3, maglia bassa.
1, 2, 3, maglia bassa. Ora siamo nell'angolo e dobbiamo fare l'archetto da 5. 1, 2, 3, 4, 5, nell'angolo sempre maglia alta, quindi maglia alta, e ovviamente doppio archetto da 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, prossimo foro, maglia bassa, e abbiamo così fatto un altro angolo. Di nuovo ripetiamo quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi 3 archetti da 3 catenelle, un archetto da 5, siccome siamo nell'angolo maglia alta e doppio archetto da 5, quindi archetto da 5, maglia alta, archetto da 5, 3 archetti da 3 catenelle, un archetto da 5 catenelle, 3 archetti da 3 catenelle, dopodiché chiudiamo insieme quello che è stato il primo metà angolo e proseguiamo col giro successivo. Eccoci arrivati a fine giro, quindi io devo andare a chiudere quest'angolo. Ho fatto i miei 3 archetti da 3 catenelle, ora devo farne 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Non metto più il filo sull'uncinetto, ma vado a chiudermi direttamente sulla prima maglia alta, quindi non conto le 2 catenelle, sulla prima maglia alta con una maglia bassissima, in questo modo. Da questo momento in poi chiuderemo sempre con la maglia bassissima. Ora iniziamo il primo giro di ventagli, veramente molto molto facile. Allora, io faccio sempre le 2 catenelle su esattamente dove sono e devo fare 10 maglie alte nel primo arco da 5 catenelle e vado direttamente a lavorare nell'arco, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 all'interno dell'archetto da 5. Fermo il tutto con una maglia bassa nel primo archetto da 3. In questo modo vado a fare l'archetto da 3. 1, 2, 3. Prossimo archetto da 3, mi fermo con una maglia bassa. Nuovamente archetto da 3. 1, 2, 3. Prossimo archetto da 3, maglia bassa. Quindi gli archetti da 3 catenelle da 3 sono diventati 2. Sono in prossimità del prossimo angolo. Filo sull'uncinetto, entro nell'angolo e faccio nella prima metà 10 maglie alte. Ho fatto le mie 10 maglie alte all'interno della prima metà dell'angolo, ora salto direttamente nella seconda metà dell'angolo, quindi nell'arco da 5, e faccio altre 10 maglie alte. Vedete, abbiamo così concluso il nostro primo angolo. Guardate, è bellissimo. Secondo me l'angolo del punto virus è l'angolo più bello che ci sia in circolazione. Ora andiamo a bloccarci con una maglia bassa nel primo archetto da 3, quindi aspettate che mi munisco, in questo archetto da 3 andiamo a fermarci con una maglia bassa. In questo modo
vado a fare i miei due archetti da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, mi fisso nel prossimo arco, 1, 2, 3, mi fisso nel prossimo arco. Ora attenzione, perché noi abbiamo un archetto da 5 qui al centro, perché questa non è una piastrella quadrata e quindi non abbiamo solo gli angoli, abbiamo già anche degli archetti da 5 sulla lunghezza. Quindi andiamo a lavorare 10 maglie alte su questo arco. Una, due e così via. Fatto il nostro archetto, ci fissiamo con una maglia bassa nel prossimo archetto da 3, tiro un attimo e vi faccio vedere che cosa sta uscendo. Vedete? Sta venendo fuori il punto virus. Ovviamente la base io l'ho usata granny, voi potreste anche farla piena, la fate piena e ovviamente vi aggancerete sempre sulla quarta maglia se volete farla piena, nel senso che se voi volete iniziare sempre con i 5, in questo caso 5 occhielli, e invece di fare il granny avere la parte centrale piena, dovrete calcolare poi di agganciare sempre sempre facendo i 5 giri, sempre sulla quarta maglia vi aggancerete con gli archetti, ma secondo me il connubio granny virus è sempre stata una cosa veramente molto facile. Se avete notato, da questo momento in poi non bisogna contare, perché noi abbiamo tutto già, ma già dal punto virus non dobbiamo contare niente, perché noi andiamo a lavorare sempre negli spazi vuoti, quindi non dobbiamo mai contare le maglie. Questa è la facilità di questo tipo di lavorazione. Io proseguo e arrivo di nuovo all'angolo, anzi lo facciamo insieme, così finiamo insieme almeno questo lato. Quindi mi sono fissata con la maglia bassa, vado a fare il mio archetto da 3. 1, 2, 3. Prossimo arco, maglia bassa, 1, 2, 3, prossimo arco, maglia bassa. Vi faccio notare anche questa cosa. Allora, nel giro precedente gli archetti da 3 erano 3, in questo giro gli archetti da 3 sono 2. Nel prossimo giro uno e poi non ci saranno proprio più. Facciamo di nuovo l'angolo insieme, dopodiché la lavorazione di questo giro sarà la medesima per tutto il giro, fino ad arrivare qua dove faremo le 10 maglie nella metà angolo non ancora lavorata e chiuderemo con una maglia bassissima sulla prima delle 10 maglie lavorate qui, ma lo facciamo insieme, tranquille. Allora facciamo quest'angolo di nuovo insieme. 1, 2, 3, 4 e così via. Siamo arrivati a 10, saltiamo direttamente nel prossimo archetto con altre 10 maglie alte. Fatte le 10 maglie, mi fisso sul prossimo archetto da 3 con una maglia bassa e come vedete questo è il risultato del primo giro. Quindi ora io proseguo, arrivo fino a qui e scusate, non vedevate le mie mani, arrivo fino a qui e proseguiamo insieme con il secondo, anzi terzo giro di punto virus, perché il primo giro è quello tutto ad archetti, il secondo è il primo di ventagli, il terzo è il secondo di ventagli, il quarto, perché si sviluppa il punto virus su 4 giri, è il terzo di ventagli. Quindi lavoro, bando alle ciance, ci vediamo tra un attimo.
Eccoci arrivati alla conclusione di questo giro, guardate già, è bellissimo così. Per esempio, se voi voleste fare una copertina rettangolare a punto granny e vorreste fare una rifinitura veramente molto bella alla copertina, anche soltanto questi due giri di virus renderebbero veramente bellissima la rifinitura della vostra copertina. Tenete conto appunto che se volete fare questo punto il multiplo iniziale deve essere sempre di 4 più 1. Quindi ve lo sto suggerendo anche solo questi due giri come rifinitura per una copertina granny, perché è veramente molto molto bella come rifinitura. Quindi non solo punto virus come tale, ma anche usato come rifinitura. Quindi andiamo a concludere l'angolo facendo le 10 maglie lì dove vanno fatte, quindi nella metà angolo che noi ancora non avevamo lavorato. Sono a 3, 4, contate sempre bene gli angoli perché se sbagliate poi il giro successivo non vi viene bene. Sono a 10. Ora ignoro queste due catenelle, vado direttamente con una maglia bassissima sopra la prima delle 10 maglie alte dell'altro arco e chiudo con una maglia bassissima. Guardate, uno, non si nota per niente lo stacco delle maglie, rimane molto più omogeneo. Due, vi siete infilati esattamente nella maglia giusta, quindi non dovete stare a cercare la terza catenella che non trovate, che se non prendete bene vi fa un bucone grosso così. Partire con le due catenelle e poi il punto pieno è sempre la cosa migliore a mio parere. Quindi partiamo nello stesso modo per questo terzo giro. Quindi due catenelle, filo sull'uncinetto, state bene attenti a contare bene perché dovete andare sulla prima maglia lavorata effettivamente e quindi dovete lavorare come si presentano, quindi 10 maglie sulle 10 maglie. Quindi la prima è fatta, vado sulla seconda e lavoro una maglia, vado sulla terza e lavoro una maglia, vado sulla quarta e lavoro una maglia, sulla quinta e lavoro una maglia, sulla sesta vado a fare una maglia bassa nel prossimo archetto da 3 catenelle. Quindi 3 catenelle, di nuovo maglia bassa nel prossimo archetto ed ora vado a lavorare tutte e 20 le maglie che sono di quest'angolo. Quindi adesso non vi faccio vedere che le lavoro tutte 20, ma le dovete lavorare tutte 20 fino ad avere quindi 20 maglie anche in questo giro. Lavorate le 20 maglie sulle 20 maglie sottostanti, andiamo avanti come prima. Quindi maglia bassa nel primo archetto che incontriamo, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, dopodiché filo sull'uncinetto e su questo ventaglio da 10 maglie alte andiamo a rilavorare su ognuna di loro una maglia alta fino ad averne di nuovo 10. Stiamo molto attenti a qual è la maglia e qual è la maglia bassa che separa, quindi controllate bene che stiate lavorando effettivamente la prima maglia alta. A me all'inizio della lavorazione appunto virus capitava spesso di sbagliare questa cosa, nel senso che poi alla fine mi veniva una maglia in più e non capivo per quale motivo. Comunque se siete neofite dell'uncinetto all'inizio contate sempre, poi vi verrà naturale e non sarà più necessario. Vedete, io adesso vado avanti, finisco questo arco, questo ventaglio, perdonatemi, da 10 e comunque anche se non sono neofita controllo che siano 10, quindi 2,
4, 6, 8 sono effettivamente 10. Maglia bassa nel prossimo archetto da 3, 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 3 ed ora filo sull'uncinetto e vado a rilavorare le 20 maglie alte. Quindi procedo in questo modo per tutto questo giro. Quindi quando avrò finito il giro, semplicemente mi riunirò con una maglia bassissima sulla prima delle 10 maglie fatte da questo lato. Eccomi alla fine del terzo giro, io ho già lavorato le 10 maglie, adesso le uniamo insieme a chiudere l'angolo. Guardate, veramente, se volete usarlo come rifinitura per una copertina granny è la fine del mondo. Di questa dimensione addirittura viene un bellissimo, invece di fare un centro tavola o un centrino, viene fuori una bellissima sottotazzina da caffè, che è la fine del mondo, specialmente con questo bellissimo fiocco e con questo bellissimo colore. Comunque continuiamo insieme la chiusura di questo giro perché andiamo a fare l'ultimo, cioè il quarto. Quindi vado, ignoro sempre le due catenelle, vado sotto la prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Riapro sempre con le due catenelle, quindi 1 e 2. Filo sull'uncinetto, vado sulla prima maglia, aprite sempre bene per capire, perché se lavorate sulle 3 catenelle la prima maglia, poi vi ritroverete la maglia in più, quindi voi allargate bene, vedete che la prima maglia è questa, quindi io vado su questa, faccio una maglia alta e una catenella, filo sull'uncinetto, vado sulla prossima maglia alta, faccio una maglia alta e una catenella, prossima maglia, una maglia alta, una catenella, successiva maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, catenella. Quindi 10 maglie alte divise da catenelle, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, dovrebbe essere l'ultima, catenella. Contiamole, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci fermiamo sull'ultimo archetto rimasto con una maglia bassa, faccio una catenella e ricomincio, quindi qua ne farò 20 divise da una catenella. Contandole mi sono accertata che fossero 20 maglie alte, perché col punto virus, mi raccomando, contate spesso, perché se sbagliate non vi ritrovate. Vedete, l'effetto adesso è quello di ovviamente abbiamo allargato il giro, quindi abbiamo fatto degli aumenti per non far accartocciare il lavoro e abbiamo fatto il giro di rifinitura. Se volessimo potremmo anche finire così il lavoro, mentre noi poi vogliamo andare avanti e quindi fare giro su giro alternandoli. Quindi adesso vedremo insieme come si fa. Prima vi faccio vedere ancora una volta, appunto, ho già fatto la catenella dopo la maglia alta, mi fermo nell'ultimo archetto da 3 catenelle, faccio una catenella e ricomincio anche su questo laterale, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, e andiamo avanti così fino al termine del giro.
Eccoci arrivati alla fine del quarto giro del punto virus. Guardate che bello che è già così. Io lo lascerei anche così, ma vi devo mostrare come poterlo continuare in questo modo, perché vedete che gli archetti e i ventagli a un certo punto si alternano ed è proprio il bello del punto virus. Quindi vi devo far vedere come si ricostruisce il primo giro sul quarto. Andiamo innanzitutto a chiudere con, abbiamo fatto, allora dobbiamo fare la catenella di separazione e andiamo a chiudere sempre sulla prima maglia, quindi ignorando le due catenelle. Allora, in questo giro potrebbe essere un po' più difficoltoso, ma noi le abbiamo trovate. Eccole qua. Andiamo a fare le due, vedete, abbiamo fatto le due catenelle. Sulla stessa andiamo a fare la maglia alta, quindi alla base delle tre catenelle andiamo a fare la maglia alta. È l'unico caso in cui la maglia alta viene fatta alla base delle tre catenelle. Quindi ora dobbiamo andare a ricreare i nostri angoli. Quindi 5 catenelle, ricontiamole, 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo stare molto attenti in questo momento. Allora, dobbiamo calcolare come se questa, se noi fossimo qui dentro, quindi questa la dobbiamo saltare e dobbiamo lavorare nel secondo foro. Quindi saltiamo il primo, entriamo nel secondo con una maglia bassa. In questo modo, 3 catenelle, saltiamo un foro, nel successivo maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo un foro, successivo maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo un foro, successivo maglia bassa. Come potete vedere, rimane un foro. Dopodiché, quello che voi vedete qui in mezzo, questo è il foro. Quello che voi vedete qua in mezzo non è il foro, è la giunzione tra i due ventagli. Quindi, per non sbagliare, voi contate foro, giunzione, giunzione, foro e andate a lavorare poi in questo, ok? Previo 5 catenelle, perché voi sapete che ogni tre archetti da 3 catenelle ci vuole quello da 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo un foro, saltiamo la giunzione, saltiamo la giunzione, saltiamo un foro ed andiamo a lavorare in questo. Vedete, abbiamo creato praticamente la preparazione per un ventaglio qui al centro dove prima non c'era. Mentre gli angoli rimangono perfettamente sugli angoli, i ventagli dei laterali vengono alternati, quindi qui c'è il centro, qua verrà ricostruito un altro ventaglio e così via. Ora andiamo di nuovo a fare 3 catenelle, salto un foro, nel successivo maglia bassa, 3 catenelle, salto un foro, nel successivo maglia bassa, 3 catenelle, salto un foro, nel successivo maglia bassa. Prestate attenzione a questo passaggio, mi raccomando. Allora, 5 catenelle innanzitutto, 1, 2, 3, 4 e 5.
filo sull'uncinetto, salto un foro, invece di lavorare nel successivo, lavoro sulla maglia che segue, quindi proprio sulla maglia, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Come fatto finora, salto questo foro, vado a lavorare nel seguente, quindi maglia bassa, e abbiamo di nuovo ricostruito l'angolo. Vedete, veramente veramente molto facile. Rimane semplicemente un pelino di spazietto in più da questo lato, perché non andiamo a lavorare perfettamente nel foro, ma andiamo a lavorare sulla maglia. Ora riprendiamo a fare le nostre 3 catenelle, quindi i nostri 3 archetti da 3 catenelle. Quindi 1, 2, 3, saltiamo un foro nel successivo. 1, 2, 3, saltiamo un foro nel successivo. 1, 2, 3, saltiamo un foro nel successivo. 5 catenelle. Ed essendo laterale, facciamo la stessa cosa di prima. Saltiamo il foro rimasto, la giunzione, un foro, ed andiamo a lavorare in quest'altro. Quindi in pratica viene sempre saltato un foro. Saltiamo questo, lavoriamo in questo. Quindi maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un foro nel successivo. 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un foro nel successivo. 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un foro nel successivo e ci ritroviamo nella stessa situazione. Quindi saltiamo questo foro, giunzione, foro, lavoreremo in questo previo 5 catenelle. Quindi mi dispiace. 2, 3, 4, 5, ripeto, salto 1, 2, 3, 4, lavoro nel quinto. Allora, sono fori, ma in realtà 2 sono giunzioni e 2 sono i forellini. Vedete che adesso i ventagli, prima era 1, adesso lateralmente i ventagli saranno 2. Prima il ventaglio qui non c'era perché c'erano i due angoli, nel giro successivo ci sarà il ventaglio. Quindi procediamo così fino al termine del giro. Eccoci giunti realmente alla fine. Allora, alla fine voi avrete non solo un buco saltato, ve ne risulteranno, è come se fossero 2, perché noi non avevamo lavorato nel foro ma sulla maglia. Quindi andate a fare le 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, saltate il primo. Il secondo lo saltate semplicemente perché la maglia è lavorata su maglia, quindi andate nella catenella della maglia lavorata, ignorando sempre le 2 catenelle, e noi abbiamo ricostruito dove poi, quindi abbiamo rigettato le basi dove noi poi andremo a ricostruire il giro. Vi faccio vedere proprio brevemente come si ricomincia, ma lo sapete perché era il secondo giro. Andiamo a fare le 2 catenelle, dopodiché 10 maglie alte nella metà del primo angolo, in questo modo. Quindi continuerete così quando farete tutti gli archetti, qua farete le 10 maglie alte e così via, quindi la lavorazione sarà sempre la stessa. Io ora questo giro lo vado a disfare perché sinceramente a me questo piaceva così, proprio come tovaglietta da tè, mentre vedete, questo vorrei tenerlo proprio come centrotavola, sottopiatto, centrotavola, come volete. Questo qua invece così piccolino, vedete che ho disfatto l'ultimo giro, lo vorrei tenere proprio come una semplice tovaglina da tè o da caffè. Una cosina piccolina, delicata,
da tenere sul tavolo. Può essere anche bello come sottobicchieri quando apparecchiate una bella tavola dove si ha il flute, il bicchiere da vino e il bicchiere da acqua da disporre proprio su un bellissimo centrino di questo tipo. Ripeto, questo può essere usato anche come rifinitura della copertina granny, quindi è anche una bella idea come rifinitura. Quindi questa la terrò come tovaglina da caffè o da tè e questa qua ovviamente come centro tavola. Io spero che anche questo video tutorial vi sia stato utile. Vi metto in coda il video per fare il calcolo delle misure. Ringrazio Mercerie Italia Artisan per questo bellissimo filato che era il fiocco. E vi invito ad andare a vedere il sito perché veramente ha dei filati bellissimi. Oltre a questo, ha integrato anche dei filati di Katia Filati molto molto belli. Quest'anno ha un sacco di novità sul sito, vi consiglio di andare a vedere. Io vi mando un bacio grande, ciao da Luci, al prossimo video tutorial, a presto, ciao.